va a portar via. Chi trova scontato, chi come ha trovato, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, gioca coi fili che ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. Di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifunto, chi ha fatto il belfaro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha provato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prevere, chi copia taglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di sfida o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo nel santo, chi tutte le sere, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Chi vive col padre, chi fa la rapina, chi sposa la Gina, chi ha rotto con tutti, chi vince a Merano, chi cerca il petrolio, chi dipinge ad olio, chi chiede un lavoro.
gioca d'azzardo, chi parte per Beirut ha in tasca un miliardo, chi è stato lontano, chi odia per noi, chi canta per lei, chi copia maglioni, chi canta di vino, manda la spia, buonasera, buonasera a tutti. E ben ritrovati in questo martedì 26 febbraio 2019 su sappradio.it con tutto il mondo e paese, consueto appuntamento del martedì pomeriggio con la geopolitica e la politica internazionale. Di cosa parleremo oggi? Beh, come sempre sono tanti i temi che tratteremo oggi. Se volete farci domande o qualcosa, o volete approfondire qualche tema particolare, potete farlo tramite la nostra pagina Facebook, tutto il mondo e il paese. Comunque, di cosa parleremo oggi? Beh, parleremo di Venezuela. Venezuela perché l'avevamo annunciato la settimana scorsa, il 23 febbraio era la data in cui Guaidó, il presidente autoproclamato, il golpista, il reazionario Guaidó doveva far entrare in Venezuela gli aiuti umanitari degli Stati Uniti, prendendo quegli stesse medicine e cibo che nel paese scarseggiano da anni proprio per volontà degli Stati Uniti, e niente, non sono entrate. Non sono entrate e sono stati diversi scontri di frontiera. Approfondiremo meglio quello che è successo sabato in Venezuela, che è stata una giornata molto interessante, e vedremo anche cosa è capitato in questi 2 giorni che ha riservato qualche sorpresa e sembrano confermare un po' gli avvenimenti di questi ultimi 2 giorni sembrano confermare un po' il fallimento di questo golpe di Guaidó. Parleremo poi di Corea del Nord e Stati Uniti perché domani in Vietnam si apre il nuovo summit, il secondo tra il presidente statunitense Donald Trump e l'omologo nordcoreano Kim Jong-un, e quindi sempre per il tema al centro del dibattito è quello legato al nucleare di Pyongyang, e vedremo poi insomma cosa aspettarsi da questo vertice. Parliamo di guerre, guerre purtroppo perché tra India e Pakistan sono giorni molto, molto tesi. L'India ha attaccato il Pakistan, entrambi i paesi posseggono la testata nucleare, quindi una questione che sta molto, molto delicata, che andrà approfondita molto, ma molto bene per evitare fraintendimenti. Bisognerà bene capire cosa sta succedendo in quella zona con la Cina, spettatrice interessata, che non a caso ha invitato le parti all'estrema calma, a non perdere la testa. Parleremo di elezioni perché si è votato in Moldavia con la vittoria dei socialisti filorussi. Si è votato in Nigeria, dove lo spoglio è ancora molto più per le lunghe, quindi sarà ci vorrà ancora tempo qui per sapere i vincitori, mentre in Moldavia già si sa. E parleremo forse anche di, avremo tempo anche di euro, perché uno studio uscito ieri sui media italiani ed europei, fatto da un ente tedesco, ha praticamente svelato che in questi 20 anni di euro ogni italiano ha perso 73.000 euro, e mentre i tedeschi ne hanno guadagnati 23.000. Cerchiamo un po' di capire questa cosa. Comunque, Venezuela, che è sicuramente il tema caldo. Come detto, sabato scorso c'era grande attesa, due manifestazioni contrapposte, una filo governativa, una organizzata dai golpisti con il sostegno del patron della Virgin, che è spettatore particolarmente interessato in questa vicenda, perché lui attualmente compra il greggio per il petrolio per i suoi aerei a prezzo di mercato, mentre Guaidó molto probabilmente gli ha promesso un forte sconto. Cioè, alcune compagnie hanno degli accordi particolari con alcuni paesi che gli vendono greggio per i loro motori a prezzi concorrenziali, a prezzi molto, molto bassi.
Il Venezuela non pratica questa politica con chi ha se ha base negli Stati Uniti, comunque rapporti particolarmente intensi con gli USA. Quindi, ovviamente, la Virgin Airlines punta a pagare molto meno il carburante, che è uno dei principali costi che incide, insieme a quello del personale, sulle compagnie aeree. Bene, c'erano queste due manifestazioni contrapposte. Mezzo flop, quello in sostegno del golpista Maduro, del golpista Guaidó, scusate. Come sempre, folla oceanica in sostegno del presidente eletto Maduro. E il 23 sabato dovevano entrare questi aiuti umanitari provenienti dalla Colombia. Ci sono stati scontri, questi camion contenenti aiuti umanitari, anche se le forze di sicurezza legate a Maduro sostengono che contenessero anche armi ed altro materiale tutt'altro che umanitario. Alcuni di questi camion sono stati dati alle fiamme, non sono entrati questi aiuti umanitari. Un centinaio di militari venezuelani nel frattempo ha disertato ed è corso a correre, corso a chiedere rifugio in Colombia. Nei paesi dell'America Indio Latina sono sempre stati numerosi golpe. I militari hanno sempre giocato un ruolo fondamentale e in questa occasione i militari stanno rimanendo fedeli a Maduro. E qui sta il grande flop di Guaidó, Guaidó che non è riuscito a portare dalla sua parte i militari. Sì, centinaia di deserzioni in un esercito, a meno che non parliamo dell'esercito di San Marino, con tutto rispetto al San Marino, insomma, parliamo di un niente. E quindi, comunque, negli ultimi giorni si è riunito il gruppo di Lima, ovvero un'associazione internazionale che raggruppa 14 paesi dell'America Indio Latina e il Canada. Guaidó ha partecipato a questa riunione, in cui ha preso parte anche il vicepresidente statunitense Mike Pence. Guaidó era intenzionato a chiedere un intervento militare per sbloccare la situazione. Lui su questa cosa ha un po' tirato il sasso e nascosto la mano, perché ha detto che bisogna mettere in campo qualsiasi opzione per riportare la pace e la democrazia, non escludere nulla. Quindi lui non ha proprio mai parlato di intervento militare, anche se è lampante che si riferisse a ciò, ma molti paesi, tra cui il Brasile, che potrebbe essere uno dei punti di partenza per l'invasione via terra del Venezuela, si oppongono a questa opzione, perché riportare la guerra in Venezuela probabilmente significherebbe comunque infiammare tutto un continente che sta vivendo da 5 anni a questa parte dei grossi rivolgimenti geopolitici. L'America Indio Latina non è il Medio Oriente, non è il Medio Oriente, però è anche vero che se dovesse essere messo a fuoco un grande paese come il Venezuela, il contagio nei paesi vicini potrebbe esserci, perché sono paesi come l'Argentina e il Brasile che stanno vivendo delle forti crisi sociali ed economiche, e quindi si rischia di innescare un effetto domino che potrebbe destabilizzare ulteriormente la regione e paradossalmente andare contro anche gli interessi di chi sta oggi spronando e sostenendo Guaidó in questo suo assurdo tentativo di golpe che dopo un mese ancora non ha, fortunatamente per il Venezuela, portato i frutti sperati dal leader, poi viene definito il leader dell'opposizione, anche se l'opposizione in Venezuela è molto frammentata e non c'è un solo leader. Far capire la situazione è abbastanza simile a quella italiana da questo punto di vista. C'è un governo, ci sono varie opposizioni a questo governo, non c'è un'unica opposizione. Non siamo in Gran Bretagna dove ci sono i laburisti da una parte e i conservatori dall'altra, quindi puoi dire il leader dell'opposizione. Guaidó è uno dei leader dell'opposizione. Appare la figura un po' più carismatica perché è il presidente del Parlamento, ma lì si ferma il suo essere leader dell'opposizione. Comunque, diciamo, un golpe che va avanti da un mese, che non ha di fatto ottenuto nulla. Gli scontri di piazza in Venezuela comunque vanno avanti ormai dal 2014 per vari motivi.
non si sono particolarmente intensificati in quest'ultimo mese, anche se sono rimasti. La cittadinanza comunque continua a non seguire Guaidó, continua a rimanere fedele al presidente Maduro, probabilmente perché sa che l'alternativa a Maduro è un qualcosa di peggio da un punto di vista economico e sociale. E quindi non riesce ad attecchire Guaidó. Guaidó a chi piace? Guaidó piace ai ricchi, a coloro che comunque hanno delle posizioni di privilegio da difendere, che la rivoluzione chavista piano piano ha loro eroso, ma al di là di quello non ha un sostegno concreto nella popolazione. Ora, non è che tutti siano chavisti, filo Maduro che, però è anche vero che se dopo un mese ancora, fortunatamente, non c'è stato intervento militare, la guerra civile non è scoppiata, beh, io credo che questo sia veramente il segno di un fallimento, di un tentativo di colpo di Stato o male organizzato, perché a questo punto le ipotesi sono due: o Guaidó una mattina si alza e si è autoproclamato presidente così perché la sua testa gli ha detto questo, con tutto ciò che ne può conseguire, oppure chi magari ha spinto Guaidó a fare questo, poi nel momento del bisogno si è tirato indietro. Anche gli stessi Stati Uniti sono stati i primi a riconoscere Guaidó quale presidente del Venezuela. Però poi lì è finito il loro appoggio. È vero che Trump ha promesso aiuto economico, militare, ok, però Guaidó questo aiuto ancora non l'ha ottenuto. E soprattutto ci sono dei paesi dell'America Latina che si oppongono a un intervento armato. E quindi anche questo sicuramente penalizza la possibilità di intervento. Però che negli ultimi anni la geografia militare del paese, della regione è molto cambiata. Però la Colombia pochi mesi fa è entrata a far parte della NATO, l'alleanza del Trattato del Nord Atlantico. Però non può essere sufficiente. Oggi è stato convocato una riunione d'urgenza dell'ONU per discutere del Venezuela. Nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, così come già avvenuto per la Siria, Russia e Cina si oppongono all'intervento militare, non potrebbero mai dare il loro via libera. L'unica carta percorribile a questo punto per Guaidó e gli Stati Uniti è quella della NATO, però anche qui la situazione non è così semplice. È vero che la NATO è il braccio armato di Washington nel mondo, però è anche vero che Trump, da quando è entrato alla Casa Bianca, ha tentato di ridimensionare il coinvolgimento degli Stati Uniti nella NATO, chiedendo ai partner di spendere di più per il mantenimento di questa macchina da guerra. Quindi bisognerà vedere quali paesi saranno disposti eventualmente a prendere parte ad una coalizione internazionale della NATO, anche perché finché, diciamo, le zone di intervento della NATO sono più o meno limitate ai posti dove i paesi sono radicati, ma qui si tratterebbe per la NATO di intervenire praticamente dall'altra parte del mondo, ma non solo. Russi e cinesi stanno portando avanti importanti opere infrastrutturali a Caracas e dintorni, quindi potrebbero perdere quanto investito in queste infrastrutture a causa di una guerra, di un eventuale intervento armato che li penalizzerebbe anche loro. Quindi, diciamo, è stato secondo me un tentativo di golpe organizzato malissimo, e qualcuno alla fine, più di qualcuno probabilmente alla fine si è sfilato. Si è sfilato. Gli USA probabilmente avevano promesso a Guaidó un sostegno molto molto più concreto. L'esperienza ci insegna che quando vengono organizzati questi golpe, oltretutto il golpista annuncia e fa subito. Se all'epoca, forse quando si è autoproclamato Guaidó, gli Stati Uniti fossero subito intervenuti militarmente nel paese,
Oggi racconteremo una storia diversa del Venezuela. Ciò non è accaduto, quindi l'esercito venezuelano ha avuto modo di prepararsi. È vero che Venezuela e Colombia hanno una lunghissima linea di demarcazione comune, ma è anche vero che come sono pronti i soldati colombiani a passare i soldati presenti statunitensi in Colombia, magari, a passare il confine per invadere il Venezuela, è altrettanto vero che i soldati venezuelani adesso sono sul confine per respingere questa invasione. Quindi più passa il tempo, più Guaidó rimane lì, probabilmente alla fine diventerà una sorta di capo del governo venezuelano in esilio. Queste formule ogni tanto si sentono, no? In giro per uno c'è addirittura nella guerra di Siria, abbiamo imparato a conoscere l'Osservatorio Siriano per i diritti umani che aveva sede a Londra. Quindi probabilmente succederà una cosa simile anche per il Venezuela. Si creerà questo governo venezuelano in esilio, riconosciuto dagli Stati Uniti, da altri di stati a loro affini e nulla più, insomma. Quindi niente, è così. Fortunatamente per il Venezuela non c'è stato quello sprofondare nel caos che si temeva. È vero che la situazione può cambiare di giorno in giorno, però io credo che oramai il golpe possa considerarsi quasi definitivamente sventato. L'opzione militare ogni giorno che passa diventa più lontano. Io ho detto anche qualche puntata fa, forse un paio di settimane fa, che secondo me la soluzione migliore potrebbe essere quella di portare veramente il paese al voto, sia per le presidenziali, sia per il rinnovo del Parlamento, con Maduro facente funzioni presidente del Venezuela, Guaidó facente funzioni del presidente del Parlamento venezuelano. Si vota per il rinnovo delle due cariche. Si vede cosa ne esce fuori, perché oggettivamente le opposizioni hanno la maggioranza nel Parlamento venezuelano e Maduro ha poi esautorato di molti poteri il Parlamento. Questo a onor del vero va detto, però è un'opposizione molto, molto divisa che non so quanto sarebbe riuscita comunque ad opporsi ugualmente alle politiche chaviste. Questo credo che sia. Comunque, l'ultimo aggiornamento che leggo oggi adesso dai siti è che il Andrés Manuel López Obrador, il presidente del Messico, ha offerto di ospitare le parti in causa e mediare per il dialogo tra governo e opposizioni per cercare una via d'uscita della crisi pacificata. Io credo che anche questa opzione sia poco percorribile, perché nel momento in cui sia Maduro sia Guaidó si mettessero allo stesso tavolo, da un certo punto di vista si autoriconoscerebbero l'avversario, nel senso che Guaidó ha sempre detto di essersi autoproclamato presidente perché non riconosce Maduro come presidente. Maduro non può riconoscere un presidente autoproclamato, quindi mettendosi tutti e due allo stesso tavolo si autoriconoscerebbero e entrambi avrebbero meno voce in capitolo. Dopo questa bella e lunga parentesi sul Venezuela, direi di fare la nostra consueta pausa musicale per rientrare poi fra pochi minuti a analizzare tutto ciò che il mondo ci ha offerto in questa settimana. Rimanete con noi, a dopo. Life, diamond nights.
Bene, ben ritrovati qui su Tutto il mondo è paese con Fabrizio Di Ernesto dopo il consueto intermezzo musicale. Tanti ancora gli argomenti che dovremmo trattare, cerchiamo un po' di stringere i tempi e vediamo cosa riusciamo a non saltare. Beh, dopo il Venezuela, diciamo, l'avvenimento di questi giorni è sicuramente il vertice in Vietnam che si apre domani tra Kim Jong-un, capo di Stato della Corea del Nord, dell'omologo statunitense Donald Trump. Diciamo, questo è il secondo summit tra i due che avviene dopo quello di Singapore di qualche mese fa. Il tema al centro del dibattito è sempre quello relativo al programma nucleare nordcoreano. Cosa vogliono le due parti? Beh, Trump vuole ovviamente prove concrete della denuclearizzazione del paese. Da parte sua, il leader nordcoreano vuole il ritiro delle sanzioni economiche. Inizialmente, magari l'obiettivo è quello delle principali sanzioni economiche, però sicuramente questi summit sono utili perché comunque scongiurano opzioni militari o quant'altro. Trump, per portare avanti le proprie tesi sulla denuclearizzazione, nei giorni scorsi ha perfino detto: "Ma se Pyongyang rinunciasse alle armi nucleari, la Nord Corea diventerebbe una grande potenza economica." Il riferimento era con i vicini della Corea del Sud, che sono oggettivamente una delle principali economie mondiali. Non a caso la Corea del Sud fa anche parte del MICTA, ovvero quel gruppo di paesi emergenti che comprende anche Messico, Indonesia, Turchia ed Australia, che, scimmiottando un po' i BRICS, ma in chiave molto più filoatlantica, hanno dei forti processi di cooperazione economica che aiuta tutti questi paesi a crescere, a tenere un ritmo di sviluppo economico molto, molto sostenuto, molto, molto buono. Insomma, parliamo di paesi emergenti che fanno parte del G20, quindi diciamo l'amo gettato da Trump a Kim Jong-un, appunto quello: fai della Corea del Nord una grande potenza economica sulla scia di quanto fatto dai vicini di Seoul, e per farlo però devi rinunciare totalmente al programma nucleare. In pratica tu rinunci a quello e noi ti aiutiamo a crescere economicamente, togliamo le sanzioni e quant'altro. Cosa vi si aspetta da questo summit? Beh, si aspetta comunque passi avanti da ambo le parti. Sicuramente il fatto che i due siano tornati a parlarsi dopo pochi mesi è un fatto positivo e fa ben sperare per il futuro. Sicuramente non sarà questa 2 giorni a permettere ai due paesi di ottenere ciò che vogliono da ambo le parti, però è sicuramente dei passi avanti saranno fatti. Faremo un po' il punto la prossima settimana di quanto accadrà in questi 2 giorni, però io personalmente sono abbastanza speranzoso e fiducioso. Altra notizia importante: Brexit. Brexit perché poco più di un mese dal termine ultimo del 29 marzo per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, ancora non è stato trovato l'accordo. Si torna a parlare di un nuovo referendum. Ieri i laburisti hanno aperto a questa ipotesi anche il loro leader Corbyn, che inizialmente era contrario, sembra aver cambiato idea e disposto a seguire questa linea. Dall'altra parte della barricata però c'è la Premier britannica Theresa May, che vorrebbe che il Parlamento approvasse un accordo e si riuscisse ad evitare o un rinvio di questa uscita dall'Unione Europea oppure un nuovo referendum. Si dice che la May dovrebbe chiedere entro il 13 marzo un altro voto ai parlamentari, che dovranno quindi decidere se
se lasciare la UE senza un accordo, il cosiddetto New Deal, demolizione dei mercati, oppure continuare a trattare ad oltranza con Bruxelles. Bruxelles però da questo punto di vista è stato abbastanza chiaro. Noi abbiamo fatto le nostre concessioni, l'accordo è stato raggiunto, adesso sta a voi rispettarlo. Quindi si apre anche il discorso che se la Gran Bretagna dovesse uscire dall'Unione Europea senza aver votato l'accordo, senza aver ratificato questo accordo di uscita, si dovrebbe addirittura creare, per paradosso, una situazione in cui Bruxelles chiederebbe conto di alcune cose a Londra e Londra, non avendo accettato quell'accordo, farebbe orecchie da mercante. Quindi cosa succederebbe a quel punto? Come verrebbero fatti rispettare gli accordi presi tra Londra e Bruxelles, ma non ratificati dal Parlamento londinese? Quindi l'ipotesi di un no deal è quello che vorrebbero scongiurare tutti, forse più a Bruxelles che a Londra, se vogliamo essere un po' più, scendere un po' più nel dettaglio. Poi elezioni perché hai detto si è votato in Moldavia, hanno vinto i socialisti filorussi, Moldavia ex regione della Romania, e questo insomma potrebbe aprire un dibattito interno non scevro di conseguenze. Perché diciamo il blocco dei paesi dell'ex blocco sovietico sono tutti fortemente critici verso sono quasi tutti fortemente critici verso la Russia di Putin, sono tutti paesi filoatlantici che o già hanno aderito alla NATO o sono in procinto di aderire alla NATO. Una Moldavia che invece si avvicinasse notevolmente alla Russia complicherebbe sicuramente i piani di Washington, in parte dell'Unione Europea e della NATO, per un accerchiamento che ormai va avanti da diversi anni. Però il successo è stato quello dell'opposizione filorussa, che ha ottenuto il 32% dei voti. Bisognerà adesso capire quale maggioranza di governo si potrà creare nel paese, se riuscirà a creare una maggioranza che non comprenda i socialisti, o meno se, come ipotizzava il presidente moldavo Igor Dodon, si dovesse tornare a breve a nuove elezioni per ottenere una qualche maggioranza in Parlamento. Abbiamo dato domenica, ci sono i risultati, ancora c'è la dialettica. Penso che fra un paio di settimane, quando comunque le parti avranno cominciato a parlare, a discutere di possibili intese, si potrà fare meglio il punto sulla Moldavia. Però era giusto dare il risultato di questa tornata elettorale. Abbiamo detto India-Pakistan perché nuovi venti di guerra spirano in quella zona, la tensione è altissima. Nella notte aerei da guerra dell'India hanno distrutto completamente il campo di addestramento appartenente al gruppo di Jaish-e-Mohammed, un gruppo considerato terroristico, situato nella zona del Kashmir di Balakot, che però è una zona controllata dal Pakistan. Quindi in pratica si tratta di un atto ostile verso un altro paese. Nuova Delhi accusa questa organizzazione jihadista di aver compiuto l'attentato 2 settimane fa contro 40 uomini delle forze di sicurezza indiane, avvenuto nella regione contesa con il Pakistan, e soprattutto di averlo fatto con il consenso del Pakistan. Quindi spirano nuovi venti di guerra in quella zona. E come detto prima, la Cina, che è spettatrice interessata, ha invitato le parti alla calma, ha sollecitato l'India e il Pakistan a esercitare moderazione e ad
adottare azioni che possano aiutare la stabilizzazione della situazione nella regione e a migliorare i rapporti reciproci. Purtroppo India e Pakistan hanno una storia molto travagliata, contrasti che vanno avanti da decenni. Sono paesi, non dico sempre sul punto di una guerra, però il fatto poi che entrambi i paesi posseggano la bomba atomica rende la situazione ancora più delicata. Sempre in tema di voto, c'è da dire che questo fine settimana si è votato anche a Cuba per la nuova Costituzione che è stata approvata con l'86% dei sì e che ora andrà a sostituire quella precedente varata nel 1976 da Fidel Castro. Una riforma storica, considerando anche il passato recente dell'isola, poiché torna per dire il concetto di proprietà privata nelle attività economiche sull'isola. Il testo sancisce riforme avviate da Raul Castro, tra le altre cose riconosce il business privato con la possibilità di assunzione di investimenti dall'estero e anche la proprietà limitata di alcuni mezzi di produzione. Viene poi, per quanto riguarda le massime cariche dello Stato, viene fissato un limite di 5 anni con divisione dei poteri tra figura del Presidente della Repubblica e del Primo Ministro e la possibilità di rinnovare per due mandati la carica. Più nello specifico, la nuova Costituzione si compone di un preambolo di 224 articoli suddivisi in 11 titoli, 24 capitoli e 16 sezioni. Bene, per oggi da Fabrizio Di Ernesto con tutto il mondo e paese è tutto. Vi do appuntamento a martedì prossimo, il 5 marzo, per una nuova puntata e nuovi approfondimenti. Buona serata a tutti e a risentirci. Chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na, na.
stato multato, chi possiede la moto, chi va in farmacia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifutto, chi ha fatto un bel faro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta a prever, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesie, chi tira le neve, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di sangue, chi tutte le sere, na 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 na, ma il cielo è sempre più blu, e il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre. Chi vive col padre, chi fa la rapina, chi sposa la Gina, chi ha rotto con tutti, chi vince a Merano, chi cerca il petrolio, chi dipinge ad olio, chi chiede un lavoro. Sui passi, chi ha visto un assist, chi ha preso il diretto, chi canta il pezzetto, na 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 na, ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu, chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, chi tira il bersaglio, chi sogna la gloria, chi ha scarsa memoria, chi gioca a parte per Beirut, hai in tasca un miliardo.